Adesso voglio chiamare Leo Oracol on Niccolò Machiavelli. And before I do that, I want to call on Virtù and Fortuna, because without them, I cannot possibly allow Machiavelli to come into this theatre. Virtù and Fortuna. Oh, here they are. This lady here, it's called, this young, beautiful lady, is called Young Lady, it's called Chance. Il suo nome è vero, Fortuna. Questa è Romina, però io l'ho rinomata Virtù. Quindi per questa sera vi voglio ringraziare. Cosa cominciamo? Let's start with Virtù first. Perché senza Virtù non posso fare niente. Quindi mettiamolo qua, l'altra volta l'abbiamo... Ecco qua. Ecco qua. Come sto? Bene? Me lo vai aggiustare? Grazie Virtù, grazie Fortuna. E allora, with these garbs of the Renaissance, ladies and gentlemen, I want to call on Niccolò Machiavelli to introduce his play, La Mandragola. He wrote, as you saw before, una canzone, which we played, and then also un prologo. So, in the prologo, there is a summary of what is going to happen, and there you are. So Niccolò Machiavelli, I welcome you to Teatro Padula. Please look after us because you have entrusted in our hands your work. And we hope that we'll do the very best for you. We shall surely try. Dio vi salvi, benigni spettatori, dato che la vostra benevolenza sembra dipendere dal gradimento dello spettacolo. Se continuate a stare in silenzio, conoscerete una nuova storia svoltasi in questa città. Vedete la scenografia come ora vi appare? Questa è la vostra Firenze. Un'altra volta sarà Roma o Pisa, cosa da sganasciarsi dalle risate. La porta qui sulla mia destra è la casa di un avvocato che studiò molto la legge sul Boezio. Quella via là sull'angolo della scena è la via dell'amore, dove chi cade non si alza più. Dall'abito di frate poi spettatore potrai riconoscere quale priore o abate abiti la chiesa posta lì di fronte, se da qui non te ne vai troppo presto. Un giovane Callimaco Guadagno, venuto recentemente da Parigi, abita là in quella porta a sinistra. Costui uomo che sa godersi la vita per suo modo di essere atteggiarsi, appare come un giovane gentile per bene. Una giovane donna prudente fu da lui molto amata e per questo fu ingannata, come vedrete, ed io vorrei che voi, spettatrici, foste ingannate come lei. La storia si intitola Mandragola. Il motivo lo capirete vedendola recitare come io posso immaginare. L'autore non è molto famoso, comunque, anche se non riderete, vi pagherà lo stesso il vino volentieri. Un amante meschino, un avvocato poco furbo, un frate di scarsa moralità, un parassita maestro di malizie saranno quest'oggi il vostro divertimento. E se la materia non è degna, anche per chi non è troppo severo, di un uomo che vuole apparire saggio e serio, scusatelo per questa ragione che si ingegna con questi vani pensieri a rendere più piacevole un periodo triste della sua vita perché non sa a che cos'altro dedicarsi. Gli è stato infatti impedito di mostrare con altre imprese, altre doti, non essendo stato premiato per le sue fatiche. Il premio che ora si aspetta è che ciascuno si metta a sogghignare e parlando male di ciò che vede o sente. Da questo dipende senza alcun dubbio il fatto che il secolo attuale s'allontana dall'antica virtù. Ed è per questa ragione che la gente, vedendo che tutti criticano, non si affatica e non si dà da fare per realizzare con mille sacrifici un'opera
destinata ad essere travolta dal vento o a perdersi nella nebbia. E comunque, anche se qualcuno credesse, criticando, di tenerlo per i capelli e spaventarlo o incutergli ritegno, io lo ammonisco e dico a questo tale che anche lui sa criticare, anzi, questa fu la sua prima arte. E dico che in Italia non ha rispetto per nessuno, anche se deve fare gli inchini a chi ha più potere di lui. Ma lasciamo pur parlare male a chiunque vuole, torniamo al caso nostro prima che si faccia troppo tardi. Non si deve fare conto delle parole né dare troppa importanza a qualche babbeo che non sa nemmeno se è vivo o morto. Oh, Callimaco appare ora in scena con Siro suo servo, dirà l'ordine di tutto, ciascuno stia attento. Né per ora aspettatevi altre considerazioni.